Buonasera. L'incontro spettacolo di questa sera nasce dalla riflessione che con alcuni amici della rivista Zetesis abbiamo effettuato sulla figura di Achille in Omero, e in particolare sull'uso che Achille fa della sua libertà. Lascio la parola adesso agli attori. Ettore guidava i troiani, marciando a grandi passi, e davanti a lui andava Apollo, avvolto in una nuvola, impugnando la possente egida a frange, l'egida tremenda e accecante che Efesto fabbricò e diede a Zeus da portare perché mettesse gli uomini in fuga. Con l'egida in pugno, Apollo guidava gli eroi. Gli Achei li sostennero compatti, da entrambi le parti acuto saliva il clamore, volavano i dardi dagli archi e dalle mani intrepide molte lance partivano, si conficcavano alcune nel corpo dei giovani valorosi, altre cadevano a metà strada prima di toccare la pelle bianca e restavano a terra, avide di saziarsi di carne. Fino a che Apollo teneva l'egida immobile, da entrambe le parti volavano i colpi, cadevano gli uomini. Ma quando in faccia ai danei dai veloci cavalli la scosse ed egli stesso gettò un altissimo grido, allora il cuore di tutti stregò nel petto ed essi dimenticarono la forza e l'ardore. Come quando due belve apparse all'improvviso nel cuore della notte nera gettano lo scompiglio in una mandria di buoi o in un grande gregge di pecore, mentre il pastore è lontano, così gli Achei, impauriti, fuggirono. Fra di loro Apollo seminò il panico e a Ettore e ai troiani diede la gloria. Si divise la lotta ed eroi uccidevano eroi. Ettore uccise Stichio e Arcesilao. Enea uccise Medonte e Iaso. Polidamante uccise Mecisteo. Polite uccise Echio in prima fila. Il glorioso Agenore uccise Clonio. Paride colpì Deioco mentre tra le prime file fuggiva, lo colpì dietro alle spalle e lo trapassò con l'arma di bronzo. E mentre i troiani spogliavano i morti, gli Achei fuggivano da ogni parte urtando contro il fossato i pali. Furono costretti a passare oltre il muro, loro malgrado. Ettore incitava i teucri gridando: correte alle navi, lasciate le spoglie insanguinate. Se coglierò qualcuno altrove, lontano dalle navi, gli darò la morte sul posto. Fratelli e sorelle non potranno bruciare il suo corpo. Lo sbraneranno i cani davanti alla nostra città. Disse e, levata la frusta, spronò i cavalli, esortando i troiani fila per fila. Ed essi con lui, tutti insieme, gridando, guidavano i cavalli trascinatori di carri con immenso clamore. Davanti a loro Apollo abbatté facilmente coi piedi gli argini del fossato profondo e li rovesciò dentro, formando un terrapieno ampio e lungo quanto è il tiro di lancia che un uomo scaglia per provare la forza. Di là si riversarono i troiani compatti. Davanti a tutti era Apollo con l'egida preziosa. Abbatteva il muro degli Achei senza fatica, come un fanciullo sulla riva del mare costruisce per gioco castelli di sabbia e per gioco poi li distrugge con le mani e con i piedi. Così tu, signore dell'arco, rovesciasti il muro che ai danai era costato tanta pena e fatica e li facesti volgere in fuga. È il decimo anno di una guerra logorante che vede contrapposti una città assediata, Troia, difesa dai suoi abitanti e da un esercito molteplice di alleati provenienti da tutta l'Asia Minore, e il grandioso esercito greco, in cui tutti i contingenti sono guidati da re, i più forti eroi della loro generazione. Si tratta di una di quelle imprese collettive che riassumono un'intera epoca, come nelle o padri la spedizione degli Argonauti per la conquista del Vello d'Oro. I capi greci sono lontani dalle loro patrie per aiutare Menelao a recuperare la sposa Elena, fuggita a Troia col principe Paride. Ma ciascuno ha anche il suo orgoglio e il suo onore di guerriero da far rispettare. Segno di questo onore, oltre alle prodezze in battaglia, sono le spoglie del nemico da riportare trionfalmente in patria. Esserne privati non è solo un'ingiustizia,
è una sconfitta sociale. La storia dell'Iliade comincia così. L'ultimo bottino conquistato in una delle molte scorrerie nei territori vicini, con cui si consumano mesi e anni di inutile assedio, è stato tutto diviso, oggetti e schiavi. Ma una schiava ha una storia diversa dalle altre. Suo padre è custode del Tempio di Apollo e chiede rispetto, il rispetto del supplice e quello dell'uomo di Dio. La figlia è toccata come bottino ad Agamennone, che presiede il consiglio dei capi. Questi respinge con parole di umiliazione e di offesa la supplica del padre contro la volontà di tutti gli altri re. Quando il Dio interviene e invia una pestilenza per punire tutto l'esercito per colpa di uno solo, è Achille, il più forte degli altri capi, a convocare il consiglio e a rinfacciare ad Agamennone la sua responsabilità. Messo alle strette, Agamennone rinuncia alla sua prigioniera, ma non vuole essere l'unico a perderci. Prenderà al posto la preda di un altro, ebbene sì, proprio quella di Achille. Il dolore colpì il figlio di Peleo. Nel suo forte petto si divise il cuore. Egli non sapeva se levare dal fianco la spada affilata, incitare gli altri alla rivolta e uccidere lui stesso l'Atride, o frenare l'impulso e calmare la collera. Mentre era così incerto nell'animo suo e stava già per estrarre dal fodero la grande spada, Atena scese dal cielo, si fermò alle sue spalle e lo afferrò per i capelli biondi. Apparve a lui solo, nessuno degli altri lo vide. Colto da sacro stupore, Achille si volse e subito riconobbe Pallade Atena. Gli occhi mandavano lampi terribili. Egli le rivolse la parola e le disse: «Perché sei venuta, figlia di Zeus, signore dell'Egida, per vedere l'arroganza di Agamennone, figlio di Atreo? Ma io questo ti dico e credo che questo avverrà: per la sua insolenza, tra breve egli perderà la vita». «Sono scesa dal cielo per placare la tua collera, se vorrai ascoltarmi. Mi ha mandato Era dalle bianche braccia, che vi ama entrambi e di entrambi si cura. Orsù, tronchiamo la lite e non estrarre la spada. Prendi la parola piuttosto e insultalo come ti pare, perché questo ti dirò e questo si compirà. Un giorno ti offriranno splendidi doni, te ne daranno tre volte tanti per la violenza subita, ma adesso frenati e obbediscimi». «Conviene rispettare il vostro ordine, Dea, anche se l'animo è pieno d'ira, è la cosa migliore. Se uno obbedisce agli dèi, allora essi lo ascoltano». Disse, e sull'elsa d'argento trattenne la forte mano, spinse di nuovo nel fodero la grande spada e obbedì alle parole di Atena. Achille, nel suo impetuoso dolore, ha pur obbedito alla dea. La volontà di Agamennone si compie. Una giovane donna è riportata dal padre con un'ambasceria piena di riguardi. Un'altra è portata via dalla tenda di Achille, da inviati dispiaciuti e imbarazzati. Achille, piangendo, andò a sedersi in disparte, lontano dai compagni, sulle rive del mare bianco di schiuma, lo sguardo rivolto alla distesa infinita, e con le mani tese rivolgeva una fervida preghiera alla madre. «Poiché mi hai generato una breve vita, madre, vorrei che l'Olimpio Zeus, signore del tuono, mi concedesse almeno l'onore, e invece non c'è nessun onore per me. Mi ha offeso il figlio di Atreo, il potente Agamennone. Si è preso il mio dono, me l'ha strappato e l'ha fatto suo». Così diceva, piangendo. E la nobile madre, che negli abissi del mare sedeva accanto al vecchio padre, lo udì,
rapida, emerse dal mare bianco di schiuma, come una nebbia. Si sedette accanto a lui che piangeva, lo accarezzò con la mano e, chiamandolo per nome, gli disse: «Figlio mio, perché ti ho cresciuto io, madre infelice? Almeno tu stessi presso le navi, senza lacrime, senza dolori, perché la tua vita è breve, non durerà a lungo. Sei votato a morte precoce e ora sei anche infelice fra tutti. Per un triste destino ti ho messo al mondo nella reggia di Peleo. Parlerò dunque a Zeus, signore dei fulmini. Salirò io stessa sull'Olimpo bianco di neve sperando che mi ascolti. Ma ora rimani presso le navi veloci, conserva l'ira verso gli Achei e non prendere parte alla battaglia». Achille lascerà la guerra. Non ha ucciso Agamennone, ma la sua ira a lungo protratta porterà alla morte molti dei greci. Su invito pressante della madre, lo stesso Zeus acconsente a far sì che i greci soffrano per l'assenza di Achille e del suo contingente, nei limiti della superiore volontà del destino. E si giungerà al momento in cui perfino le due dee che più amano i greci, Era e Atena, si preoccuperanno, perché i troiani hanno preso forza e vigore e la disfatta greca sembra imminente. Zeus stesso lo proclama: «Tu vedrai ancora di più il supremo figlio di Crono. O venerabile Era dai grandi occhi, se lo vorrai, distruggere il grande esercito degli argivi guerrieri. Infatti, il forte Ettore non cesserà dalla guerra finché si alzi presso le navi il pie veloce Pelide, nel giorno in cui si batteranno intorno alle chiglie». Agamennone si accorge molto presto dell'errore compiuto, offendendo un alleato e un guerriero. Sono soprattutto i rimproveri del più anziano nel campo, Nestore, a convincerlo. «Figlio di Atreo, signore di eroi, glorioso Agamennone, comincerò da te e con te finirò, poiché comandi a migliaia di uomini e a te Zeus ha affidato il potere e le leggi affinché li governi. Devi quindi più di ogni altro dire, ma anche ascoltare, seguire il consiglio di altri, se mai il cuore li spinga a parlare per il bene di tutti. Tu, obbedendo al tuo cuore arrogante, recasti offesa all'eroe più forte che riceve onori dagli dèi immortali. Gli hai preso e tieni con te il suo dono d'onore. Pensiamo ora a come poterlo placare e convincere con doni preziosi e cortesi parole». «Vecchio, i miei errori li hai detti tutti, senza mentire. Ho errato, infatti, e non lo nego. Più di 1000 uomini vale colui che Zeus ama di cuore, che oggi egli onora e per il quale ha piegato l'esercito acheo. Ma poiché ho commesso un errore obbedendo a un impulso funesto, ora voglio compiacerlo offrendogli doni infiniti». Vengono scelti gli ambasciatori che dovranno recarsi a chiedere il perdono di Achille. Achille li accoglie con la gentilezza di una natura affettuosa e ospitale. Odisseo, il più abile nel parlare, introduce nel suo discorso un ricordo: i consigli con cui Peleo, il vecchio padre, aveva accompagnato la partenza di Achille per la guerra. «Il giorno in cui tuo padre Peleo d'Aptia ti mandò ad Agamennone, certo ti raccomandava: Era ed Atena ti daranno la forza, figlio mio, se vorranno, ma tu frena nel petto il cuore orgoglioso, essere amabili è la cosa migliore. Tienti lontano dalle contese funeste e gli Achei, giovani e vecchi, ti onoreranno di più». Ma fra gli ambasciatori
Il più caro al cuore di Achille è Fenice, il precettore che l'ha allevato e che gli si rivolge con profonda saggezza. Nobile Achille, se davvero pensi al ritorno, se non vuoi difendere dal fuoco funesto le navi veloci, perché l'ira ha colpito il tuo cuore, come potrei io, figlio mio, restare solo, senza di te? Con te mi mandò il vecchio Peleo, guidatore di carri, il giorno in cui Daftia ti inviò ad Agamennone. Eri ancora un ragazzo. Non conoscevi la guerra crudele né le assemblee dove si distinguono gli uomini. Per questo mi mandò, per insegnarti ogni cosa, a parlare e ad agire nel modo migliore. No, non vorrei rimanere qui senza di te, figlio mio. Neppure se gli dèi promettessero di liberarmi dalla vecchiaia ed io tornassi giovane. Giovane, come quando per la prima volta lasciai l'Ellade e le sue belle donne a causa di una contesa con mio padre, Amintore, figlio di Ormeno, che con me si adirò per una concubina bellissima. Egli l'amava e trascurava mia madre, che era sua sposa, e mia madre mi supplicava di unirmi alla donna prima del vecchio, perché lo prendesse in odio. L'ascoltai e lo feci, ma subito se ne accorse mio padre e molto mi maledisse, invocando le rinni crudeli, che non dovesse tenere sulle sue ginocchia un figlio nato da me. Esaudirono l'imprecazione gli dèi, Zeus, signore degli inferi, e la tremenda Persefone. Non potevo più tollerare nell'animo di vivere nella dimora del padre adirato. Amici e parenti molto mi supplicavano di trattenermi a palazzo. Molte pecore pingui sgozzarono e buoi dalla lenta andatura. Molti maiali pieni di grasso posero ad arrostire sulla fiamma di Efesto. E molto vino si beveva attinto dagli orci del vecchio. 9 notti essi passarono dormendo intorno a me e a turno vegliando, e non si spegnevano i fuochi sotto il porticato del cortile ben chiuso e nel vestibolo davanti alle porte del talamo. Ma quando per la 10ª volta scese la notte cupa, allora spezzai le porte del talamo saldamente serrate, uscii e agilmente saltai il recinto del cortile. Né guardiani né schiave mi videro, e poi fuggì lontano attraverso le ampie contrade dell'Ellade e giunsi a Ftia, terra fertile e ricca di greggi, alla reggia di Peleo. Con affetto mi accolse Peleo e mi amò come un padre ama il proprio figlio, l'unico che gli cresce, amatissimo, erede di molti beni. Mi fece ricco, mi diede anche un popolo. Vivevo ai confini di Ftia, regnavo sui dolopi e ho fatto di te quel che sei, Achille pari agli dèi. Ti ho amato con tutto il mio cuore e tu con nessun altro volevi andare ai banchetti o mangiare in casa, solo sulle mie ginocchia sedevi e io tagliavo la carne, ti davo il vino, spesso me l'hai anche versato sulla tunica nella tua infanzia capricciosa. Per te ho molto patito, molto ho sofferto, pensando che gli dèi non mi avrebbero concesso un figlio nato da me. Di te allora feci mio figlio, Achille pari agli dèi, perché un giorno tu potessi difendermi dalla sventura. Piega il tuo cuore superbo, Achille, non ti conviene essere senza pietà. Anche gli dèi si piegano, ed è più grande in loro il valore, l'onore, il potere. E tuttavia, con sacrifici, con preghiere amorevoli, con libagioni, con il fumo delle offerte, con le suppliche, li placano gli uomini quando commettono colpe ed errori. Sono figlie del grande Zeus, le preghiere. Sono zoppe, querce e rugose, e seguono passo passo Ate, l'errore. Ma Ate è forte e dai piedi veloci, le supera tutte di molto e precedendole va per il mondo ad ingannare gli uomini.
Le preghiere la seguono per porre rimedio. Colui che rispetta le figlie di Zeus, quando gli vengono accanto, ne trae vantaggio. I suoi voti sono esauditi. Ma se qualcuno le respinge e con fermezza le rinnega, allora vanno dal figlio di Crono e pregano che Ate lo perseguiti affinché paghi il fio condanno. Rendi onore anche tu, Achille, alle figlie di Zeus, come fecero altri eroi valorosi. Achille non è disponibile ad ascoltare. L'ira gli chiude il cuore e gli fa respingere l'invito a cedere alle preghiere. Tristemente gli ambasciatori ritornano dai compagni ansiosi e riferiscono l'inutile tentativo. Diomede commenta: lasciamolo stare, che vada o che resti. Combatterà quando lo spingerà il cuore nel petto e lo solleciterà un dio. E la lotta riprende senza più la speranza dell'aiuto di Achille. In una grande battaglia campale, Zeus concede ai greci un momento di sollievo e di gloria e ad Agamennone di dar prova del suo valore, ma è solo per breve tempo. Uno dopo l'altro, tutti i più forti guerrieri sono feriti e Achille, dall'alto della sua nave, li vede rientrare sofferenti nelle tende. L'interesse per i più cari lo spinge a mandare l'amico Patroclo nella tenda di Nestore a chiedere notizie. Nestore riceve l'ospite con indignazione. E perché mai Achille ha pietà degli Achei che sono stati feriti? Non conosce dunque il disastro che si è abbattuto sull'esercito acheo? Giacciono sulle loro navi gli Achei più forti, colpiti da frecce e da lancia. È ferito il figlio di Tideo, il forte Diomede, e Odisseo dalla lancia gloriosa e Agamennone. È ferito Euripilo da un colpo di freccia alla coscia e Macaone l'ho trasportato orora fuori dalla battaglia, trafitto da un dardo. Ma il valoroso Achille non si cura dei Danai, non ha pietà. Aspetta forse che sulla riva del mare le navi veloci siano divorate dal fuoco funesto nostro malgrado e che noi stessi cadiamo uccisi uno per uno? Amico, ricorda ciò che ti raccomandava Menezio il giorno in cui Daftia ti mandò dietro Agamennone. Figlio mio, per rango Achille ti supera, ma tu sei più vecchio d'età. Lui è molto più forte, ma tu parlagli con saggezza, dagli dei buoni consigli, fagli da guida. Lui ti ascolterà per il suo bene. Così diceva il vecchio, e tu l'hai scordato. Il compito che ha affidato a Patroclo è difficile. Convincere Achille a cedere, o almeno a lasciare che il suo esercito torni a combattere sotto la guida di Patroclo, che avrà indossato le armi di Achille. Patroclo attende a lungo prima di intervenire. Lascia che i troiani scavalchino il muro che difende l'accampamento e arrivino ad attaccare le navi greche. Allora parla ad Achille. Achille, figlio di Peleo, che degli Achei sei il più forte, non adirarti. Grande è il dolore che ha colpito gli Achei. Quelli che erano prima i più forti giacciono sulle navi, feriti di freccia o di lancia. Colpito è il figlio di Tideo, il forte Diomede, ferito Odisseo e Agamennone dalla lancia gloriosa. Una freccia ha raggiunto la coscia anche Euripilo. Intorno a loro i medici si affannano con molti farmaci e tu rimani inflessibile, Achille. Mai debba prendermi un'ira come quella che serbi dentro di te per la nostra rovina. Quale vantaggio avrà mai un tuo discendente, anche fra molto tempo, se non proteggi gli Achei dal disastro tremendo? Le tue armi, dammi da portare sulle mie spalle, e i troiani mi scambieranno per te, si daranno alla fuga, mentre i figli degli Achei, feriti, avranno respiro. Ne basta poco in battaglia.
Sarà facile allora per noi, freschi di forze, respingere gli uomini, stanchi di lotte verso la città, lontano dalle tende, lontano dalle navi. Di fronte al rimprovero dell'amico, Achille può solo ribadire la collera che lo blocca e gli impedisce di arrendersi alla realtà, alla sofferenza di tutti i suoi. Però lo lascerà andare con le sue armi, purché si limiti a difendere i greci e non gli sottragga la gloria e quanto ancora gli resta della corrucciata vendetta, giungendo troppo oltre nella lotta con i troiani. Ma Patroclo dovrà morire, ucciso da Ettore e da Apollo, e intorno al suo corpo spogliato delle armi si scatenerà una violenta battaglia. Achille, avvertito della sua morte, resta annientato, in preda al rimorso per aver provocato la rovina di Patroclo e di tanti compagni. Ahimè, figlio del valoroso Peleo, un fatto tremendo ti annuncio, che mai avrebbe dovuto accadere. È morto Patroclo e si combatte intorno al suo corpo, nudo, e le armi le ha Ettore dall'elmo splendente. Così disse, e una nera nube di dolore avvolse l'eroe. Con entrambe le mani prese la cenere arsa e se la sparse sul capo, sfigurando il bellissimo volto. Cenere nera copriva la tunica profumata. Nella polvere giaceva lui stesso, lungo, disteso, e con le mani insozzava e strappava i capelli. Le schiave che Achille e Patroclo conquistarono in guerra, uscite di corsa dalle tende, circondarono l'intrepido eroe. Con l'animo afflitto gettavano alte grida, si battevano il petto e le ginocchia, si piegavano a tutte. Dall'altra parte Antiloco si lamentava piangendo e teneva le mani di Achille, che singhiozzava dal profondo del cuore. Temeva che con un'arma l'eroe si tagliasse la gola. Gettò un urlo tremendo. L'eroe lo udì, la nobile madre che accanto al vecchio padre sedeva negli abissi del mare, e scoppiò in pianto a sua volta. Le si fecero intorno allora le dee, tutte le figlie di Nereo che abitavano negli abissi del mare. Glauce, Taglia, Cimodoce, Nesea, Spio, Toe, Aglia dai grandi occhi, Attea, Cimotoe, Limnorea, Melite, Iera, Doto, Atitue, Dinamene, Deianira, e Galatea gloriosa, Merte, Caglianassa, Urianassa e Amatia dai bei capelli. E tutte le altre figlie di Nereo che abitavano negli abissi del mare riempivano in folla la grotta dai riflessi d'argento, e tutte insieme si battevano il petto. Teti diede inizio al lamento. Figlie di Nereo, sorelle, ascoltate. Udendomi tutte saprete quanto dolore ho nell'animo. Infelice io sono e sventurata madre di un prode. Ho messo al mondo un figlio nobile e forte, fra gli eroi più grande. È cresciuto come un germoglio. L'ho allevato come una pianta tra le vigne sulla collina. E poi sulle concave navi l'ho mandato ad Ilio a combattere contro i troiani. Ma non potrò accoglierlo al suo ritorno in patria, nella dimora di Peleo. E finché vive ancora e vede la luce del sole destinato a soffrire, io non posso aiutarlo. Tuttavia andrò da lui. Voglio vedere mio figlio. Voglio sapere quale dolore mai l'ha colpito mentre era lontano dalla battaglia. Disse così e lasciò la grotta. Andarono insieme con lei le sorelle piangenti, e intorno a loro si aprivano le onde del mare. Quando furono giunte alla fertile terra di Troia, una dopo l'altra salirono sulla riva, là dove, intorno ad Achille veloce, si assiepavano fitte le navi dei Mirmidoni. A lui, che profondamente gemeva, si avvicinò la nobile madre. Con un acuto lamento prese la testa del figlio e gli rivolse queste parole, piangendo. Figlio mio, ma perché piangi? Quale dolore ti colpisce nell'animo? Parla, non nascondermi nulla.
Eppure, tutto Zeus ha compiuto secondo la tua volontà. Quando, levando al cielo le mani, chiedevi che i figli dei Danei, ricacciati verso le navi, sentissero la tua mancanza e patissero tremende sciagure. Madre mia, tutto il Dio dell'Olimpo ha compiuto. Ma quale piacere per me, ora che è morto il caro compagno, Patroclo, che sopra tutti gli amici onoravo, che amavo come me stesso. Io l'ho perduto. Ed Ettore, che l'ha ucciso, gli ha strappato le armi stupende, meravigliose, le belle armi che gli dèi diedero a Peleo, dono mirabile, il giorno in cui ti fecero entrare nel letto di un uomo mortale. Ossi rimasta tra le dee del mare, e Peleo avesse condotto in sposa una donna, ora invece un dolore immenso colpirà il tuo cuore, perderai tuo figlio, non lo accoglierai più al suo ritorno in patria, perché il cuore mi impedisce di vivere e di rimanere fra gli uomini, se prima Ettore, colpito dalla mia lancia, non abbia perduto la vita e pagato il prezzo per l'uccisione di Patroclo, figlio di Menezio. Allora avrai vita breve, figlio, perché subito dopo Ettore il destino ti attende. Che io muoia anche subito, perché non ho potuto aiutare l'amico quando fu ucciso. Lontano dalla patria è morto, ed io non gli ero accanto per proteggerlo dalla sciagura, ed ora, poiché non tornerò mai più nella mia terra amata, e non fui luce di salvezza per Patroclo né per gli altri compagni che per mano di Ettore glorioso caddero in gran numero, poiché siedo presso le navi, inutile peso alla terra, io che tra gli Achei dalle corazze di bronzo non ho eguali in battaglia, anche se in assemblea altri sono migliori. Oh, se per sempre svanissero tra gli dèi e tra gli uomini ira e discordia, che fanno infuriare anche i più saggi, e con la dolcezza del miele del bosco montano, come fumo nel cuore degli uomini, quest'ira provocò in me Agamennone, signore di popoli. Ma dimentichiamo il passato, per quanto ci costi, soffocando il rancore nell'animo. È necessario, ora io andrò a cercare colui che ha ucciso l'amato compagno Ettore, e accoglierò il mio destino quando Zeus vorrà che si compia e gli altri dei immortali. Neppure il fortissimo Eracle ha potuto sfuggire alla morte. Eppure era caro a Zeus, figlio di Crono. E tuttavia la hanno vinto la Moira e l'ira tremenda di Era. Così anch'io, se simile è il mio destino, morirò e giacerò sulla terra. Ma ora voglio conquistare gloria grandissima. Voglio che le donne di Troia, le discendenti di Dardano, dalle ricche vesti, piangendo con gemiti amari, asciughino con entrambe le mani le tenere guance inondate di lacrime e comprendano che da troppo tempo io non prendo parte alla guerra. E tu, anche se lo fai per amore, non tenermi lontano dalla battaglia, non potrai persuadermi. Così soltanto il dolore ottiene ciò a cui nessun consiglio era servito. Il cuore si libera. La riconciliazione, cui Agamennone partecipa con slancio, seppure con eccessive parole di discolpa, ottiene sollievo e nuova speranza nel campo greco, oppresso dal dolore per la perdita del compagno più modesto e più caro. La scuola si avvia verso il suo compimento, previsto da un destino che è stato momentaneamente deviato per l'intento di Zeus di soddisfare il rancore di Achille. Ora sarà Ettore a morire e nessuno, neppure Apollo, che deve obbedire a Zeus e al destino,
potrà salvarlo. Ettore non rifiuta la morte, ma chiede il rispetto del cadavere, la cui sacralità è uno dei fondamenti dell'etica antica. Andarono l'uno verso l'altro gli eroi, e quando furono vicini il grande Ettore, dall'elmo splendente, disse per primo: «Non fuggirò più davanti a te, figlio di Peleo, come prima, quando per tre volte ho corso intorno alla grande città di Priamo e non avevo in animo di aspettare il tuo assalto. Adesso invece sento in me il coraggio di starti di fronte. Ti ucciderò, o mi ucciderai. Ora però giuriamo davanti agli dèi, che saranno i testimoni migliori e i garanti del nostro patto. Io non strazierò il tuo corpo in modo indegno se Zeus mi concederà di vincere e di toglierti la vita. Ti spoglierò delle tue armi gloriose, Achille, ma il tuo corpo lo restituirò agli Achei. Anche tu restituisci il mio. Ettore, dannato, non parlarmi di patti. Non esistono accordi fedeli tra uomini e leoni, e lupi e agnelli non hanno animo uguale. La discordia è fra loro per sempre. Così anche fra me e te amicizia non vi sarà mai. Non vi saranno patti fra noi prima che l'uno o l'altro muoia e sazi con il suo sangue Ares, l'indomabile dio della guerra. Fa appello al tuo valore. È adesso che devi mostrarti un audace e valoroso guerriero. Non hai più scampo, perché Palla di Atena e la mia lancia ti abbatteranno. Pagherai in una volta sola tutto il dolore per i compagni che hai ucciso con la furia della tua lancia». Disse così, e dopo averla bilanciata scagliò l'asta dalla lunga ombra. Ma il glorioso Ettore la vide arrivare e la schivò. La vide prima e si piegò su se stesso. L'arma di bronzo gli volò sopra conficcandosi a terra, e Palla di Atena la divelse e la restituì ad Achille. Ma Ettore, condottiero di eserciti, non se ne accorse e disse, rivolto al nobile figlio di Peleo: «Mi hai mancato! Non è vero allora, Achille pari agli dèi, che Zeus ti aveva rivelato la mia sorte. Eppure questo che andavi dicendo erano chiacchiere dunque, bugie. Volevi farmi paura perché dimenticassi la forza e il valore. Ma la tua lancia non mi coglierà mentre fuggo alle spalle. Piantamela nel petto, se Dio te lo concede, mentre mi scaglio contro di te. E adesso prova a schivare la mia arma di bronzo. Vorrei che ti si immergesse tutta nel corpo. La guerra sarebbe meno dura per i troiani se tu morissi, perché sei tu per loro il male più grande». Disse così, e dopo averla bilanciata scagliò l'asta dalla lunga ombra. Colpì il figlio di Peleo in mezzo allo scudo senza sbagliare, ma lo scudo respinse la lancia lontano. Ettore si irritò perché il colpo veloce era fuggito invano dalle sue mani. Rimase lì, turbato. Non aveva un'altra lancia di frassino. Chiamò allora a gran voce Deifobo dallo scudo lucente. Gli chiedeva una lunga lancia, ma Deifobo non gli era più accanto. Allora Ettore comprese in cuor suo e disse: «Ahimè, la morte è sicura. Gli dèi mi hanno chiamato. Credevo di avere Deifobo accanto a me, ma lui è dentro alle mura. Atena mi ha ingannato. Ora la morte crudele non è più lontana. È qui, vicino a me. Non la posso evitare. Questo era da tempo il volere di Zeus e di suo figlio, il signore dei dardi. Eppure una volta mi proteggevano benevolmente. Ora mi ha raggiunto il destino. E tuttavia non voglio morire senza lotta e senza gloria. Voglio fare qualcosa di grande che sia tramandato anche agli uomini che verranno». Disse così ed estrasse la spada affilata, lunga e pesante, che portava sospesa al fianco.
si raccolse su di sé e prese lo slancio, simile a un'aquila dall'alto volo, che attraverso le nuvole oscure punta sulla pianura per rapire un tenero agnello o una timida lepre. Così, Ettore, si lanciò agitando la spada affilata. Achille si lanciò a sua volta, con l'animo pieno di furia selvaggia. Gli copriva il petto lo scudo, luminoso, bellissimo. Oscillava sul capo l'elmo splendente a quattro punte, volteggiava intorno la bella criniera d'oro che Efesto aveva fatto ricadere folta intorno al cimiero, come la stella della sera che sale tra le altre stelle nel cuore della notte. Espero, l'astro più bello dell'universo, così splendeva la punta acuta della lancia che Achille impugnava nella destra, meditando la morte di Ettore glorioso e spiando sul suo bel corpo il punto più vulnerabile. Tutto il corpo di Ettore era coperto dalle armi di bronzo, le belle armi che aveva tolto al forte Patroclo dopo averlo ucciso. Ma là, dove la clavicola separa il collo dalle spalle, la gola, quel punto, era scoperto. Quella è per la morte la via più breve. Là, il divino Achille colpì con la lancia Ettore, che gli si scagliava contro. La punta trapassò da parte a parte il collo delicato, ma la pesante arma di bronzo non recise la trachea, così che egli poteva proferire ancora qualche parola. Cadde nella polvere e il divino Achille, trionfante, disse: Ettore, quando hai spogliato Patroclo delle sue armi, ti credevi al sicuro, non ti curavi di me, che ero lontano, illuso, lontano da lui. Presso le concane navi c'era un guerriero molto più forte. Io ero rimasto, io che ti ho ucciso. Cani e uccelli ti faranno a pezzi vergognosamente. A lui invece gli Achei renderanno gli ultimi onori. Per la tua vita, per le tue ginocchia, per i tuoi genitori, io ti supplico, non lasciare che i cani mi divorino presso le navi dei Danai. Accetta il bronzo, l'oro, quanto ne vuoi, accetta i doni che ti offriranno mio padre e mia madre, ma restituisci il mio corpo, perché lo portino a casa, perché i troiani e le loro spose lo consegnino alle fiamme del rogo. Non supplicarmi, cane, né per le ginocchia né per i genitori. Ira e furore mi spingerebbero a farti a pezzi e divorare la tua carne cruda. Tanto è il male che mi hai fatto. Nessuno potrà tenere i cani lontani da te, nemmeno se mi portassero qui e mi posassero davanti un riscatto 10-20 volte più grande, e altrettanto me ne promettessero. Nemmeno se Priamo, figlio di Dardano, volesse riscattarti a peso d'oro, la tua nobile madre non ti deporrà sul letto funebre, non potrà piangerti lei che ti ha dato la vita. Cani e uccelli divoreranno il tuo corpo. Basta vederti per capire. Piegarti non era possibile. Hai nell'animo un cuore di ferro. Ma bada che io non diventi per te causa dell'ira divina nel giorno in cui Paride e Febo Apollo ti daranno la morte alle porte Scee, anche se sei valoroso. Aveva appena parlato e la morte lo avvolse. L'anima abbandonò il corpo e volò verso l'Ade, piangendo il suo destino, la forza e la giovinezza perdute. Era morto e il divino Achille gli diceva: Tu
muori. Io accoglierò il mio destino quando Zeus e gli altri dei mortali vorranno che si compia. Nuovamente l'ira ha sopraffatto il cuore di Achille. Mentre organizza solennemente i riti funebri per il cadavere dell'amico, sottopone il cadavere del nemico ad un continuo scempio, trascinandolo nella polvere davanti alla sua città. Gli dei non possono permetterlo. Apollo sdegnato parla a Zeus e Zeus manda Teti da Achille. Figlio mio, fino a quando ti consumerai nel dolore e nel pianto, senza pensare né al cibo né ai piaceri del letto? È bello unirsi a una donna in amore, e tu non vivrai a lungo. Già ti è vicina la morte, il destino inesorabile. Ma ora prestami ascolto. Io vengo a te, messaggera di Zeus. Ti manda a dire che tutti gli dèi sono in collera e lui stesso più di tutti è adirato, perché tu con animo folle trattieni Ettore presso le concave navi e non vuoi restituirlo. Rendilo dunque e del suo corpo accetta il riscatto. E sia, chi porterà il riscatto si porterà via il corpo. Se è la mente saggia di Zeus che ordina e impone. Così, in mezzo alle navi assiepate, molte parole la madre e il figlio scambiavano rapidamente fra di loro, e il figlio di Crono, intanto, mandava Iris alla sacra città di Ilio. Va dunque, Dea, veloce. Lascia le dimore dell'Olimpo e porta questo messaggio al nobile Priamo nella città di Ilio. Vada alle navi dei Danai per riscattare suo figlio e porti ad Achille doni tali da lietare il suo cuore. Gli daremo una guida illustre, Hermes, il messaggero veloce, che lo condurrà fino ad Achille. E quando lo avrà fatto entrare nella sua tenda, l'eroe non lo ucciderà e impedirà ad altri di farlo. Non è né pazzo, né cieco, né empio, e avrà certo rispetto dell'uomo che supplica. Così Priamo, accompagnato da Hermes, giunge alla tenda di Achille a chiedergli la restituzione del cadavere. Si incontrano due nemici, ma Priamo ha la vecchiaia che richiede rispetto e la sacralità del supplice e dell'ospite. Achille è capace di questo rispetto e sa, perché è stato avvertito con autorevolezza, che gli dèi sono dalla parte dell'anziano re doloroso e umiliato. Entrò il gran re senza essere visto, e quando fu accanto ad Achille gli abbracciò le ginocchia e gli baciò le mani, le terribili mani omicide che tanti figli gli avevano ucciso. Come quando un'acuta follia travolge un uomo che in patria ha commesso omicidio e si rifugia in terra straniera presso un uomo ricco, e coloro che lo vedono restano attoniti, così Achille restò stupefatto nel vedere Priamo simile a un dio. Stupirono tutti guardandosi gli uni con gli altri, e Priamo si rivolse a lui con parole di supplica. Ricordati di tuo padre, divino Achille, tuo padre che ha la mia stessa età ed è alle soglie della triste vecchiaia. Quelli che vivono intorno lo insidiano, e non c'è chi lo difende dalla sventura e dalla rovina. Ma lui almeno si rallegra in cuor suo sentendo che tu sei vivo, e di giorno in giorno spera di rivedere suo figlio di ritorno da Troia. Ma la mia sventura è immensa. Ho messo al mondo valorosi figli nella grande città di Troia, e di loro non me ne è rimasto nessuno. 50 ne avevo quando giunsero gli Achei. 19 erano figli di una sola madre, gli altri nacquero da altre donne nella mia reggia. A molti di loro Ares ardente ha tolto la vita. L'unico che rimaneva
colui che proteggeva la città e i cittadini. Ettore, tu l'hai ucciso mentre difendeva la patria. È per lui che io vengo ora alle navi dei Danai per riscattarlo e porto doni infiniti. Abbi rispetto degli dèi, Achille, e abbi pietà di me, ricordando tuo padre. Io sono ancora più sventurato. Io che ho osato, come nessun altro fra i mortali, portare alle labbra le mani dell'uomo che ha ucciso mio figlio. Infelice, quante sventure hai patito nell'anno. Come hai osato venire alle navi dei Danai, da solo, presentarti agli occhi dell'uomo che ti ha ucciso tanti figli valorosi. Hai un cuore di ferro, ma ora siedi su questo seggio. Chiudiamo nell'animo, per quanto sia grande, la nostra angoscia. Pianti e lamenti non servono a nulla. Non farmi sedere, prediletto da Zeus, fino a che Ettore giace nella tenda senza che nessuno si curi di lui. Ridammelo presto, che io lo veda con i miei occhi. E tu accetta i doni che ti ho portato in gran quantità, che tu possa goderne e possa tornare nella tua terra, tu che mi hai lasciato vivere e vedere la luce del sole. Non provocarmi ora, vecchio. So che devo ridarti il corpo di Ettore. È venuto a dirmelo un messaggero di Zeus, mia madre, colei che mi ha messo al mondo, la figlia del vecchio dio del mare. E so anche, Priamo, so bene che è stato un dio a guidarti fino alle navi veloci dei Danai. Nessun uomo mortale oserebbe venire al nostro campo, neppure se giovane e vigoroso. Non sfuggirebbe alle guardie e non smuoverebbe facilmente la sbarra della mia porta. Non provocare, dunque, il mio animo che soffre, o non ti lascerò rimanere nella mia tenda, anche se sei un supplice, e trasgredirò il volere di Zeus. Così disse, e il vecchio tremò di paura e obbedì al comando. E l'eroe chiamò le schiave e ordinò che lavassero e poi ungessero d'olio il cadavere, ma prima lo fece portare lontano perché Priamo non lo vedesse, e vedendolo per il dolore non riuscisse a trattenere la collera, ed egli allora non si irritasse al punto di ucciderlo, trasgredendo così il volere di Zeus. E Achille pianse, chiamando per nome l'amico. Non essere in collera con me, Patroclo. Sei nel regno di Ade, vieni a sapere che ho restituito il divino Ettore al padre in cambio di un riscatto non disprezzabile. Di questo ti darò anche a te la parte che ti spetta. Così parlò Achille glorioso e tornò alla sua tenda. Prese posto sul trono prezioso da cui si era alzato, il trono che si trovava al posto d'onore, e si rivolse a Priamo con queste parole. Ti è stato reso il figlio, vecchio, come chiedevi. Ora giace sopra il letto funebre. Al sorgere dell'alba lo vedrai, quando sarà il momento di portarlo via. Gli rispose il vecchio re, simile a un dio. Se mi concedi di celebrare il funerale di Ettore glorioso, se lo farai, Achille, avrai la mia gratitudine. Siamo assediati nella città, tu lo sai. Sono lontani i monti da cui dobbiamo prendere legna, e i troiani hanno molta paura. Per 9 giorni lo piangeremo nel palazzo reale, il 10° lo seppelliremo e avrà luogo il banchetto funebre, l'11° innalzeremo il tumulo e il 12° torneremo a combattere, poiché è necessario. Sarà così, come vuoi, vecchio re Priamo. Sospenderò la battaglia per tutto il tempo che hai chiesto. Così parlò e posò la sua mano sulla mano destra del vecchio, perché non avesse più timore nell'animo.
Tutta la storia, il litigio, l'ira, era nata da un padre supplice protetto dagli dèi e si chiude con un padre supplice guidato dagli dèi. Questa volta è stato a dover dire di sì. Lui questo sì lo ha detto e come nel primo colloquio con Atena, l'obbedienza ha avuto con fatica la meglio sulla tumultuosa passione del cuore. Dormirono, dunque, là, nel vestibolo, Priamo e il suo araldo, uomini dai saggi pensieri. Achille invece dormiva all'interno della sua tenda, ben costruita, e accanto a lui si distese Briseide, la bella. Nella notte tutti dormivano, gli dèi e gli eroi che montano i carri. Tutti erano in preda al sonno soave.